I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness if you wanna play tough. Ciao ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Partiamo subito qua dalla postazione di guida del vecchio mulo perché devo fare ritorno al bosco giardino. Stamani sono dovuto stare un po' in giro per fare dei lavori, logicamente per strada ci siamo fermati qua al fresco e adesso però è il momento di ritornare al bosco giardino, come vi dicevo, perché in questi giorni, peraltro oggi è una dei primi pomeriggi, è uno dei primi pomeriggi che non sta piovendo come di consueto ormai negli ultimi giorni, almeno qua tutti i pomeriggi verso dopo pranzo, che sia l'una e mezzo, le due, cominciano scrosci con temporali, vento e quant'altro. Invece oggi sembrerebbe che per ora stia reggendo una giornata parzialmente nuvolosa, ma perlomeno non piovosa come le ultime. E quindi mi incammino insieme alla socia Lana, che è qua di fianco a me, e andiamo lì al bosco giardino perché devo assolutamente sistemare un patatrac che è successo in questi giorni, che poi vi farò vedere logicamente. Pronta Lana, pronta Lana, pronta Lana. Tanto che si torna al bosco, ci godiamo un pochino di panorama garfagnino qua nel bosco. Ma c'è il sole, sono commosso di vedere solo così poche nuvole. Allora Lana, eccoci arrivati al nostro bosco giardino. Andiamo a vedere. Ebbene sì, guardate qua che cosa è successo in questi giorni con questo, grazie a questo maltempo, una situazione che potrebbe essere anche pericolosa, poi adesso vi spiegherò meglio, non so se si riesce bene a capire, ma questa è la Lana, diciamo che più o meno siamo un ramo che sarà 8 metri, arriva quasi proprio a prendermi anche la recinzione, ci è stato dentro veramente per poco. Come vedete un ramo che, ora è un paio di giorni che è successo, le foglie cominciano a essere leggermente afflosciate, ma era un ramo veramente sano, ed anche grande. Guardate qua, si è proprio rotto di netto. Guardate con la mia mano,
un bel ramo sicuramente. Infatti volevo dire un paio di cose per problemi come questo, per me che ho deciso di vivere qua nel bosco, ecco, sotto gli alberi. Infatti è sempre un'ottima idea quando vedo che arrivano delle folate di vento forte, quando mettono maltempo, quindi temporali, qualsiasi cosa che non sia una bella giornata, che non ci sia il sereno, con il camper comunque uscire fuori. Infatti io in questi giorni dentro all'interno parcheggiato non ci sono mai stato, proprio perché tutti i giorni, come vi dicevo, ha sempre fatto un tempo molto strano e anche con cambiamenti repentini. Quindi io sono uscito, non ci sono stati problemi per nessuno. D'altronde sono cose difficilmente pronosticabili, perché questi rami sono tutti sani, non sono rami che ti possono far capire che hanno dei problemi, però io non so bene se possa essere stato o perché questo ramo è cresciuto troppo in lunghezza, quindi a lungo andare non ha retto il suo peso ed è caduto, oppure se possa essere stato addirittura un fulmine, non so, perché in questi giorni c'è stato veramente tanto temporale, quindi potrebbe anche essere stato, oppure ancora che non sia stato il vento che non gli ha dato il colpo di grazia. Questo per me rimane un mistero. La cosa che però mi fa piacere è che non ci siano stati problemi, a parte per la pianta, e che sotto quindi non c'era nessuno, che è successo in un momento dove, ecco, non sono stati fatti danni a persone o cose o animali, perché come vedete, insomma, un ramo del genere se arriva addosso si sente tutto. In ogni modo, comunque, non tutto il male viene per nuocere. Io adesso mi armerò di sega e comincerò a farlo a pezzi. Ne godrà sicuramente mio babbo e mia mamma, che hanno la stufa a legna, e per quest'inverno vedranno loro di fargli trovare la fine. Quindi li ho già avvertiti, li ho chiamati, gli ho detto: un po' di legna ve la procurerò anch'io, come di solito facciamo, perché di solito ci andiamo sempre insieme a farla. Però in questo caso c'è un extra che ci possiamo godere. Eccomi qua, seghetto alla mano, andiamo a metterci all'opera. E ancora una volta ricordo a tutti quelli che mi seguono, perché visto che io sono sempre qua in mezzo alla natura e certe situazioni le vivo in prima persona, mi raccomando, con tutti, quando frequentiamo anche boschi e se ci piace andare a fare escursioni, cercare funghi, quello che ci piace fare, di prestare sempre molta attenzione al meteo, più che in tante altre situazioni, perché in montagna, si sa, il tempo può cambiare in maniera molto repentina, e se ci troviamo che vediamo che annuvola, cerchiamo di andare il più presto possibile alle macchine o comunque in un rifugio, in posti che possiamo trovare, perché trovarsi in difficoltà è un attimo. Quello che è successo anche qua al Bosco Giardino ne è una testimonianza, perché comunque queste piante, come vi dicevo, sono sempre anche curate, quindi ancora più difficile di piante che possiamo trovare sicuramente in mezzo a un bosco, dove magari vengono lasciate più a loro stesse. Per curiosità, secondo voi che cosa è successo? Sarà stato il vento, oppure avrà preso un fulmine, o semplicemente sarà cresciuto troppo e non avrà retto al suo stesso peso? Fatemelo sapere qua nei commenti. Io sinceramente me le gioco al 33, perché secondo me non ce n'è una più plausibile di un'altra. Però fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Io adesso comincio il lavoretto. Qua dal verde del Bosco Giardino noi continuiamo ad andare avanti con il nostro lavoro, però non prima di ricordarvi che se siete nuovi o non lo avete ancora fatto, potete iscrivervi al canale cliccando iscriviti, è totalmente gratuito ed entrerete a far parte anche voi della community di Full Timer Garfagnana. Se vi ha fatto piacere il video potete lasciare un bel like e logicamente, come vi ho già detto, vi aspetto sempre numerosi nei commenti, dove mi fa sempre molto piacere scambiare due chiacchiere con voi. Alla prossima!